capito? Rage a doppia H, benvenuto Rage. Benvenuto, benvenuto, io sono contentissimo di essere qua, grazie mille. Oh, finalmente ti ospitiamo, insomma è un po' che ti si aspetta. Caro Rage, si parte sempre con la domanda che chiaramente non può mancare in un'intervista hip hop vera, cioè qual è il tuo piatto preferito? Il mio piatto preferito? Beh, pollo al curry, assolutamente. È bello perché vai deciso, la gente in genere è un po' spiazzata, no, invece no. Tu hai proprio le idee chiare. Sai cos'è? Che praticamente il pollo al curry ha motivato la parte post-adolescenziale della mia vita, perché secondo me è importantissimo mangiare pollo al curry. Proprio nella vita. È un comandamento che la gente dovrebbe scoprire. Ma assolutamente sì, anzi vi dirò di più, io lo accompagnerei con riso thai o basmati. Oh. Ovviamente va ben cotto, perché sennò poi è un problema. No, ben cotto nel senso che non troppo scotto, mm-hmm. perché sennò mi diventa la cinesata. Esatto. Ecco, noi italianizziamolo, mi raccomando, riso in bianco con un filo d'olio a crudo, pollo al curry, ciao. Ma tu cucini? No, cucino solo il pollo al curry, okay, e il riso in bianco. Dovessi venire a casa tua, pollo al curry e riso in bianco. Beh, assolutamente, già si sa. Però l'altra cosa invece in cui sono probabilmente il campione del mondo è il barbecue. Davvero? Sì. Cazzo, no, nessuno mi batte, sono pronto anche a sfidare tu, qualunque ascoltatore voglia mettermi alla prova. Eh no, però qui davvero ci aspettiamo un invito. Io e la Consuelo, che oggi non è qui perché ormai sta dalle parti di Londra, che formiamo la squadra di WH, vogliamo venire a un barbecue di assolutamente, Radio, assolutamente. Assolutamente. Sebbene mio fratello millanti di essere più bravo di me, non è vero. Ah, perché va in giro a vantarsi di questo? Sì, no, ma perché questa è la faida più importante. Prima ancora della infatti. Competizione nel rap e la competizione nel barbecue, in cui io ho già stravinto, raga. Non... E questa cosa qui, ecco, questo è una sfida che viene lanciata oggi a WH. Se per tuo fratello intendi, aspettiamo la, sì, sì. la risposta. Chiaramente. No, beh, quella prima volta che i dissing funzionano così. Beh, ci dovete portare delle bistecche a sto punto. No, perché ultimamente i dissing sono a chi ha fatto più soldi. Noi invece chi ha fatto più carne. È chiaro, bravissimi. Ma c'è del realness. C'è della ciccia sotto. Allora, caro, invece un film che consigli? Un film che consiglio, ecco, su questo mi prendo un attimino di riflessione, perché in realtà ce n'è tanti di bei film importanti, però dovrei fare, cioè, allora qui dovrei aprire una parentesi, potrei fare sofisticato naif, pseudo hipster, ma non lo sono, quindi io vi dico Anchorman di Will Ferrell. Wow. Perché fa volare. Perché fa volare? Stavo per chiederti il perché, fantastico. Perché fa volare, perché lui, cioè, dai. Poi vabbè, il cast è eccezionale, poi lui fa schiattare dalle risate. Ed è totale, quindi. Eh sì, no, infatti totalissimo. E invece un libro? Beh, il libro non c'è paragone. Potrei iniziare oggi, finire domani, ma su tutti, assolutamente, io consiglio Gabriel Garcia Marquez, Cent'anni di solitudine. Cent'anni di solitudine, grandissimo. Ma l'hai letto di recente o è una lettura? No, io l'avrò letto tipo 18 volte. Sì. Entrano queste ispirazioni nei tuoi testi? Sì, nel precedente disco infatti c'è proprio un pezzo che si chiama Cent'anni di solitudine. Poi nella fattispecie Gabriel Garcia Marquez ha abbastanza segnato la mia adolescenza con quel libro e Memoria delle mie puttane tristi anche, vero? Che è fantastico anche quello. Quello, però vabbè, non è Cent'anni di solitudine. Vabbè, per me è stato così importante che ha meritato un pezzo nell'altro album In addio, che è appunto omonimo Cent'anni Chiaro. Di solitudine. Prima di arrivare al discorso dei tuoi dischi, chiaramente, addio di cioè, 2012, quindi sì. Ci sono un paio d'anni in mezzo. Prima di arrivare al discorso del disco, rimaniamo ancora un po' su di te, prima di arrivare alla musica. Una città dove ti piacerebbe vivere? Una città dove mi piacerebbe vivere? Ecco, allora, una delle città che adoro è assolutamente Parigi. Quindi, anche perché io sono, sia io che mio fratello, appunto, siamo innamorati del rap francese, quindi è spesso meta dei nostri pellegrinaggi. Proprio io, anche a vedere live? Sì, a vedere live. Siamo andati a ottobre l'ultima volta, in realtà, a vedere Jay-Z, però perché ovviamente da qui non passava, poverino. Chiaro. Tra l'altro, un concerto incredibile. E l'altra città, anche sempre francese, bellissima, secondo me, è Marsiglia. È un po' più street, però. Che è decisamente street, è anche sì. patria di gruppi fondamentali a livello hip hop. Sì, beh, lì sicuramente. Però tra tutti, ovviamente, io devo essere sincero. Poi, vabbè, la piega artistica che ho preso io è molto evidente, nel senso che è un certo tipo di rap che non parla di rap e che assolutamente, magari come sonorità, è sicuramente diverso da prima. Però mi permetto di dire che c'è una componente di realness che è il 90%, che è ancora importantissima. E quindi tutto questo spiegone per arrivare a cosa? A dirti che ci sono un sacco di gruppi a Marsiglia importanti, ma su tutti Soprano.
Sì, Soprano che che fa le peggio puzzonate commerciali, però quello che scrive, ragazzi, è imbattibile. No, ma poi il bello forse di Marsiglia è questa, della scena in generale francese, è questa ambivalenza. Sì. Cioè la possibilità di essere veramente tamarri, certo, profondamente, tirar fuori la verità. Questa cosa qua è un po' quello che c'è sotto. Quindi scena, ti stavo per chiedere, estera da consigliare, già l'abbiamo messa l'abbiamo lì fatto. Perché è quella francese. Parliamo di hip hop e di rap. La tua storia è, all'interno della scena è lunga, tra l'altro, vabbè, anche in compagnia dei One Mic, però... comunque la tua storia è lunga, il tuo percorso è lungo. Come arriva però all'inizio l'hip hop nella tua vita? Attraverso il rap intanto, attraverso... Arriva assolutamente attraverso il rap. Io vengo da una realtà di provincia, nella provincia di Torino, che già è provincia Torino, quindi figurati come mentalità. Quindi sicuramente l'abbiamo scoperto tardi. Per me ovviamente ai tempi... quello che ha segnato un po' il passaggio è stato il passaggio tra la scuola media e la scuola superiore. Quindi dovevi prendere il pullman per andare a scuola e incontravi i personaggi più disparati. Io ero all'ultimo banco a scuola, quindi era inevitabile che mi sedessi anche all'ultimo posto sul pullman. Siccome io lo usurpavo ai ragazzi più grandi, perché io partivo prima, c'è stata insomma una sorta di, insomma, prima sfida con gli occhi, poi insomma loro mi hanno indottrinato alla musica, ecco, mi hanno fatto sentire i primi dischi. Forse il primo disco che ho sentito in assoluto è stato 107 elementi di Neffa, e anche se in realtà lì per lì mi era piaciuto, no? Però quando avevo sentito il sottotono io volevo fare il cronico. E cioè, quindi eri anche, quindi zona area cronica, un po' in stile West. Ero letteralmente impazzito. E quindi io lo portai a casa, lo sentì anche Iari, di conseguenza Ensi, aveva sentito anche lui il rap. E per noi esisteva quello, cioè per noi era quello il rap. Finché poi su un giorno sul satellite abbiamo visto e sentito il video di Anti Up degli MOP. E lì è cambiato tutto, perché dici, ah, ma si può fare anche così? Perché prima poi noi non è che rappavamo, quindi abbiamo iniziato ad ascoltare questa roba qui. Poi abbiamo iniziato, è stato un processo insomma graduale, abbastanza genuino, è una figata questa cosa. E cosa rappresenta per te il rap? Cosa ha rappresentato all'inizio, quando hai iniziato a farlo? Beh, io l'ho detto anche in un mio pezzo, mi autocito, che poi sembra una roba, insomma, egocentrismo al massimo. Però secondo me non ho trovato più parole più belle di queste per spiegarlo. Cioè, la musica parlava meglio dei miei genitori, dei professori, sapeva bene quel che c'era fuori. Cioè, in realtà io... E poi è quella la forza del rap, no? Se adesso siamo il genere numero uno, perché almeno di diffusione in internet, perché i ragazzini quando ascoltano noi capiscono di che cosa stiamo parlando. Io se ascolto, questa è una trasmissione hip hop adesso, io sono il meno chiuso, il meno bigotto di tutti, però se io ascolto uno che esce fuori da un talent, mi può emozionare la voce, mi può emozionare l'interpretazione, il pezzo, perché è stato scritto bene, perché poi il 90% non scrivono neanche loro i pezzi, ma... cantano magari anche benissimo, perché hanno delle estensioni, dei timbri fantastici, ma che cazzo stanno dicendo? Poi se io mi fermo, perché in realtà poi con il tempo magari lo maturi di più, ma io anche adesso che sono un po' più grandicello non è che devo fare due ascolti prima di arrivare a capire. Quindi immagino un ragazzino più giovane che vuole sentirsi dire magari delle cose che lo rappresentano, cazzo, per forza di cose che poi non gli arriva quella roba. Ecco, cos'è invece secondo te la scena, come vedi la scena italiana attuale? Parlavi appunto della grande affermazione, prima in internet a livello di ascolti. Cosa rappresenta per te oggi l'hip hop in Italia? Quali sono le possibilità e i rischi che ha magari rispetto a qualche anno fa? Guarda, allora, l'hip hop in Italia, e già bisognerebbe fare un chiaro, tutto uno spiegone, perché poi c'è tutta la setta satanica del rap che magari ci ascolta, arrivano sotto casa mia con le fiaccole. Allora, no, guarda, in realtà è questo. Sicuramente possiamo parlare di rap italiano. Io ce l'ho essenzialmente con due tipi di rap. Il primo è il rap che parla di rap, perché mi avete rotto i coglioni. A te lo posso dire, non in questa trasmissione. Sì, sì, assolutamente. Okay. Mi avete rotto i coglioni, perché basta. Perché poi, cioè, adesso che poi io sento colleghi di 40 anni che fanno a gara chi ce l'ha più lungo, cioè mi viene da dire, ma voi veramente non avete nessuno che quando tornate a casa vi tira uno schiaffo in faccia? Perché state parlando di ragazzini, raga, dei ragazzini che plasmate, dovete comportarvi come delle persone serie. Se non siete in grado, basta. Cioè,
io personalmente quella roba non l'ascolto. L'altra roba, che è ancora più importante forse, è soprattutto per quelli che hanno una grande esposizione, un po' uscire fuori dalla solita formuletta, ossia faccio quello che mi premia, che mi fa fare numeri, mi fa fare vendite. Perché in questo momento noi siamo veramente in una fase di transizione importante, cioè ci stiamo giocando la permanenza. Ormai sono 2 anni che rompiamo i coglioni, anche nelle classifiche. Se facciamo dei dischi di merda adesso, che non sono difendibili, io la vedo dura. Io sento già il ritorno del cantautoriato, perché questi qua stanno diventando sempre più forti. Vedi Vari Dente, sono bravissimi anche tra l'altro, Mannarino, cioè stanno salendo anche in classifica. Perché? Perché comunque la gente è una certa, gli puoi vendere l'aria fritta, ma solo per un po'. Chiaro. Quindi in questo momento, soprattutto i più bravi, perché ne abbiamo di bravi, cioè, perché poi il mio discorso sembra che smonta, in realtà io sono incazzato perché poi quelli che mi fanno incazzare di più che sono veramente bravi. Quindi se iniziamo a fare le cose come Cristo comanda, tutti quanti, me compreso, me in primis, sicuramente, però bisogna partire dall'alto, ecco, dei più Chiaro. Affermati. Sicuramente non ci leva nessuno. Ma veniamo al tuo disco, che è, diciamo che è fresco fresco, anzi fresco, è caldo fresco. Caldo, che è più bello. Intanto complimenti per anche la scelta delle produzioni. So che sappiamo che hai lavorato con Mastermind, che tra l'altro adesso cito perché ci ha fatto anche la base della nostra sigla. Però è un enorme professionista, un musicista vero. Sì, lui è veramente stato un salto di qualità. Nel senso, io fino all'ultimo sono stato titubante nei confronti della firma con una major, perché volevo capire. Non era la prima volta che l'avrei rifiutato un contratto. Ecco, il discorso è, ovviamente facendo una roba del genere si hanno delle possibilità. La possibilità è stata avere un direttore artistico. Questo per me è stata una cosa fondamentale. Con Stefano c'era un rapporto di tipo di amicizia e lavorativo, perché avevamo già collaborato insieme per il mio precedente disco. Ecco, sicuramente lui ha fatto fare un passo enorme alla mia musica, perché gli ha dato il tappeto giusto, gli ha dato secondo me le sonorità giuste, e poi è nato un grande rapporto di amicizia adesso. Se non che posso preannunciarvi che verrà live con me, perché io, lui, essendo un gran musicista, io ho sempre sognato poter fare il passo. Quindi i prossimi live del tour, se così vogliamo chiamarlo, di Buongiorno Lei, sarà DJ Taglierino al solito ai controlli per gli scratch, e Mastermind al talkbox, tastiera e chitarra. Quindi dobbiamo aspettarci qualcosa di super, insomma, anche a livello di live. Beh, io voglio dire di sì, dai, okay, con un minimo di presunzione. Dicevamo prima dei 2 anni che sono trascorsi tra un disco e l'altro, negli ultimi, tra i tuoi ultimi 2 dischi, quanto lavoro c'è dietro a... Guarda, allora, lei. 2 anni sono abbastanza forzati. Io purtroppo ho avuto un problema di tipo legale con la mia precedente etichetta. Sì, sì, prima l'abbiamo ancora seguito di liberare. Un po' su internet. Ah, la okay, cosa. Ok. Quindi è stato un periodo veramente terribile, perché poi io potevo fare la musica ma non pubblicarla, quindi era pressoché, cioè, per me è importante sempre farla, però era abbastanza poi, insomma, castrante, snervante, diciamo, castrante. Sì. Il disco vero e proprio, nel senso, più o meno io avevo una 30 di pezzi quando ho firmato con Warner. Quando abbiamo iniziato i lavori ne ho salvati 6, che erano ovviamente provini. Li abbiamo rifatti da capo, abbiamo rimesso insomma mano a tutte le strumentali, via discorrendo. Poi Stefano mi ha cucito sulla pelle altre 6-7 strumentali, ho fatto altri 6-7 pezzi nuovi. Quindi il processo secondo me è durato all'incirca 4 mesi. È un disco molto tuo, nel senso non ci sono tantissimi featuring, tu lo senti, cioè ti ci rivedi molto in questo disco, è una cosa personale. Sì, assolutamente. Vabbè, però se chi mi segue una minima sa che io proprio featuring è difficilissimo. Sì, chiaramente. Perché io non faccio dischi a cadenza semestrale come si usa adesso, pieni di niente. Quindi nel momento in cui metto tutto me stesso sul disco rimane necessariamente poco spazio per gli altri. E c'è una traccia in cui ti riconosci di più o alla quale ti senti più legato? Beh, sicuramente tra le tracce più importanti per me ci sono Dimenticare, Stelle. Però Dimenticare forse in primis, perché è una roba importante, parla della mia famiglia, la storia nostra, quindi è importante. Chiaro. Tra l'altro sia tu che tuo fratello il tema della famiglia lo sentite molto. Cioè, che cacchio di background avete? Nel senso, a parte che ha sfornato voi due con la famiglia già, quindi grazie. Però cosa si ascoltava a casa vostra? Come girava? Ma guarda,
parafrasando Mad Buddy in una strofa nel disco di Brass, e i panni vanno stesi al ritmo di Gigi D'Alessio, che, cioè, ecco, in realtà mio padre e mia madre ascoltavano la musica italiana, poi specialmente di origine meridionale e quindi tutto quello che è neomelodico, però in realtà no, mia madre ascoltava dalla mattina alla sera Lucio Battisti, ecco, cioè... ho questi ricordi qua. Il background della famiglia per noi è molto importante, perché ci passiamo 2 anni, siamo cresciuti insieme, abbiamo fatto tutte le esperienze insieme, soprattutto abbiamo questo valore molto importante della famiglia. Per noi è davvero... mi sento di dire una cosa che ci ha abbastanza segnato. E se cosa vorresti che arrivasse a chi ascolta il tuo disco, a livello sia anche di suono? Quindi a livello suono sia... uno schiaffone. Quindi. Di suono uno schiaffo, no, però su questo sono convinto. Io lo sto ascoltando anche nelle radio, anche in radio blasonate, programmi che non hanno nulla a che vedere col rap, mi dicono: cazzo, suona bene, la roba suona bene. Quindi questo per me è già un complimento enorme, perché se fai musica la prima cosa che devi fare è portare la tua musica, chiaramente, insomma, che suoni bene, cioè no. E l'altra cosa vorrei che arrivasse tutto il disco, ecco. Io non faccio dischi un po', cioè, poi ovviamente c'è il pezzo più radio friendly, c'è, perché ovviamente è giusto, è un'esigenza, ma prima ancora dell'etichetta mia, perché comunque, insomma, arrivato a un certo punto devi anche fare i conti con questo. Però in realtà, secondo me, il disco è giusto ascoltato dall'inizio alla fine, almeno la prima volta, perché ogni pezzo è collegato a un altro, poi... non lo spiego perché... chiaro, sono... se no, voglio dire, bisogna pigliarsi il disco. Comunque sia, un disco abbastanza conscious, nel senso, c'è anche il pezzo più ignorante. Ce n'è uno. Ce n'è uno, che infatti il pezzo, ho usato il singolare, però c'è tanto di conscious all'interno. Cioè, è legato a un tuo periodo che stai passando in questo momento? Beh, i dischi sono sicuramente una fotografia di un periodo, e nella fattispecie il mio era un periodo abbastanza cinico e disilluso, ecco. Quindi facciamo che il prossimo disco sarà bello invece incasinato, perché da adesso in poi sarà una figata, chiaramente. Beh, tutti ce lo auguriamo. In realtà c'è del super positive anche all'interno di questo disco, e c'è anche lo spazio per l'ironia. Il discorso è che ovviamente di fondo io cerco di fare la musica che mi rappresenta di più, ecco. Quindi in quel momento sicuramente ero meno divertito che incazzato. Chiaro, chiaro. Tu tra l'altro nel disco, nei pezzi, fai anche riferimento alle nuove tecnologie, al rapporto che hanno con i ragazzi e al rapporto che hanno poi con la comunicazione. Secondo te è possibile oggi rallentare un po' da questo punto di vista, o insomma bisogna comunque farci i conti e mettersi l'anima in pace anche del fatto che per esempio un disco dura 2 minuti perché poi esce quello dopo, piuttosto che... Ma io vedo che sta già succedendo, perché comunque la gente ha bisogno di... Allora, questo ritmo frenetico non ti lascia lo spazio per il riflettere, quindi è necessario poi a un certo punto, è fisiologico, fermarsi e dire: che cazzo sta succedendo? Quindi secondo me, specie i dischi, io nella fattispecie i miei, mi permetto di dire, non sono dischi che... li senti una volta e li accantoni. Sono dischi che ritornano, magari non subito, però ci sono dei pezzi che rimangono, soprattutto più di altri. Quindi questo qua contribuisce, questa cosa contribuisce a insomma, a rendere poi un lavoro il più lungo possibile. Guardandomi in giro, anche per quello che vedo su internet, diminuiscono le views per tutti. Diminuisce proprio la gente che ha questo attaccamento morboso, perché la gente secondo me sta riflettendo. Poi questo è un periodo storico importante per l'Italia, cioè abbiamo anche dei cazzi altrettanto importanti a cui pensare. Per cui secondo te alla lunga paga la selettività, cioè nel senso si diventa più selettivi e la qualità... Ma guarda, il discorso è questo, secondo me anche il ragazzino, no, che è il primo fruitore del rap, un giorno si accorgerà magari che la roba che ha ascoltato era fuffa, perché comunque di fondo non c'era niente. Adesso quando hanno, io vedo, non è il mio caso, grazie a Dio, però io ho visto ad altri concerti, cioè vengono con le madri perché hanno 10 anni, cioè lì è duro poi da conservare quel pubblico, perché quel pubblico è veramente volubile, cioè non ha una coscienza musicale,
chiaro. Cioè, ed è anche dura conservare una credibilità dopo, alla lunga, nel senso... Ma allora, sul fattore credibilità, io, prima ancora del discorso chi più vende ha più ragione, c'è da dire una cosa, nel senso, per me questa roba è da fare innanzitutto per stare bene con se stessi e farla nel modo in cui la si vuole fare, senza la formula, cioè... Perché secondo me se uno dice devo fare questo perché funziona, poi alla fine non funziona. Perché ormai non è più come negli anni 80 che si vendevano 1 miliardo di copie e gli artisti arrivavano nei posti con l'elicottero. Adesso c'è Twitter. Se tu pensi una stronzata e scrivi una stronzata, la leggono tutti. Chiaro. Cioè non c'è più quel rapporto di distanza con chi ce l'hanno. Ce l'hanno con le superstar, ma stiamo parlando di gente come Vasco Rossi. Che neanche lui, perché fai filmati da decelebrato da dentro l'ospedale. Quindi, Pippino. Capito? Forse Ligabue è il più, diciamo. Quindi, alla gente arriva, prima o poi si accorge delle robe. Dobbiamo essere molto responsabili in questo momento. Allora, veniamo un attimo a te e ai tuoi ascolti. Prima di tutto, cosa ti stai ascoltando adesso anche a livello hip hop? Nel senso, c'è un disco che consiglieresti anche fuori dall'Italia, chiaramente? Certo, allora guarda, c'è una riflessione da fare. Io quando inizio a fare i dischi miei non ascolto più niente, quindi non sono aggiornato. Chiaro, quindi il tuo disco. No, infatti, in realtà gli ultimi dischi che ho ascoltato sono l'ultimo di Drake e l'ultimo di Jay-Z, che mi piacciono entrambi per motivi diversi. Magna Carta Holy Grail è sicuramente un disco un po' più rap canonico, però Nothing Was The Same, mi sembra che si intitoli l'album di Drake. Di Drake, sì. Ecco, vabbè, lì c'è Worst Behavior, che vale pezzo del biglietto già dall'inizio, poi lui è fantastico secondo me. Poi fuori dal rap, come dischi, Justin Timberlake. Però io non sono aggiornato, perché veramente ti ripeto, tipo io mi sono perso Schoolboy Q. Non ho ascoltato nulla. Questo sei il primo rapper che arriva e non consiglia innanzitutto Schoolboy Q e ci dice di esserselo perso. Allora, parliamo di una cosa, se subito. Vai. Prima, a me quello che già è tutto per popolare, per forza già un po' per partito preso, mi sta sul cazzo un pochino. Posso anche capire, anzi. Poi qui si parla della nuova scuola, perché siamo già oltre Kendrick Lamar, quindi devi che dire Schoolboy Q un pochino adesso, nessuno me ne voglia perché lo ascolto anch'io, Però dire adesso Schoolboy Q è come fare quello che... Io mi ascolto l'ultimissima roba che arriva dall'America. Che... E invece dicevi, quando non ascolti hip hop, tendenzialmente Timberlake? Beh sì, lui è sicuramente su tutti, Beyoncé, perché a me piace tantissimo anche, bella e volgare. Però anche tanto di italiano. Cioè, tipo, a me è uno che mi ha sconvolto. Io ho guardato Sanremo, io guardo tutto. Sono attentissimo, non parlate male di me, vi vedo. Guardo e ascolto tutto. Ho guardato Sanremo, ma ha sconvolto Zibba. Cioè, lui è fantastico. Cioè, ha una voce incredibile, un timbro incredibile. E poi ho scoperto che non è stato Tiziano Ferro a scrivere, o almeno l'ha scritto anche lui il pezzo di Michele Bravi, il ragazzo che ha vinto X Factor. Ma non è stato solo lui, l'ha scritto Zibba insieme. E La vita e la felicità, cantata da Zibba, raga. E pelle d'oca. Esatto, perché ti dovrei chiedere a questo punto il brano con cui chiudiamo l'intervista, che deve essere non hip hop, però vado a intuito. Però lo lascio dire a te. E quindi, allora, La vita e la felicità di Zibba. Grazie mille, Rage. Grazie di essere stato a doppia. Grazie a voi. Grazie mille a voi. E è stato un piacere. In bocca al lupo per tutto. Crepi.